7, 9 ed è Dzeko al servizio, spinto in qualche modo Pesaresi, poi Ishikawa col bagger per Marchi, attacca, trova un varco e ci infila lì la palla. 8-9, gran colpo di Steven Marchi. Ancora Mara al servizio, prova di nuovo a forzare, ci arriva però Leal, De Cecco a cercare dall'altra parte De Klinski, molto buono l'attacco in qualche modo, poi Daddello manda di là il pallone, mettendo un po' in crisi la Lube che infatti non riesce a chiudere il punto. Daddello a cercare Marchi, salta dalla seconda, la palla si incastra tra il muro e il nastro, vale un punto per Milano con Steven Marchi. Bravo, brava l'Allianz Milano, già sta giocando anche con un po' di cuore in più del solito. Per cercare anche di. Ci pari, ancora Rykliczki, questa volta più morbido il servizio, in qualche modo Pesaresi lo tiene, poi Ishikawa sulla finta di Matteo Piano, arriva facile facile sul pallone, lo schiaccia per terra, 14-13. Ottimo, bravo Daldello a chiamare questo schema e a dare la palla a Yuki Ishikawa dove ha il muro più debole davanti. Nel silenzio dell'Allianz Cloud senza pubblico, va Simon, lo riceve Mar, poi Daldello a cercare la corrente Urnaut che trova un gran punto che vale il nuovo vantaggio Milano 16-15. Altro bel punto, si rammarica molto Osmani Wantorena perché la palla era un pochino bassa. 19-18 più 1, Lube a servizio con Simone Anzani, il suo float ricevuto da Urnaut, Daldello a cercare Kosamerni che la spara in campo Lube per il 19 pari. Milano fin qui non molla. E Fede Giorgi mi viene un po' da che porta. ridere in questa, scusa Lorenzo, in questa formazione fai molta fatica con un muro così, eh. E intanto qui la pipe di Stephen Moir che vale il 12 pari. Milano rialza la testa, subito si rimette in parità e manda al servizio Tine Urnaut. E io mando un altro applauso a Daldello perché ovviamente fa quello che gli dice Coach Piazza, eh? Perché 17-19 va a servire De Cecco, tagliato, lo riceve Kosamernik. Daldello proprio per Kosamernik, una palla non perfetta, poi arriva al muro però di Kosamernik su Osmani Wantorena, si riscatta così, non era riuscito a chiudere il primo tempo, poi però ci ha messo il murone. Bravo, bravi, bravi, bravi tutti. Ottimo spettacolo. E Wantorena non. 18-20, rimangono sempre quei 2 punti di distanza tra le due squadre. Pesaresi riceve il servizio forte di Wantorena, poi Urnaut in qualche modo deve attaccare Balaso. Buona posizione, buona difesa. Poi Leal che deve attaccare da fermo. Tocco del muro, Mari in qualche modo. Daldello col bagger a cercare Ishikawa contro il muro a due. Trova però il money out. Yuki Ishikawa. 19-20. Bravi, bravi tutti, bravi tutti, bravi in difesa, bravi a livello tattico sugli attacchi. Tagliato corto in zona 2. È come, Servizio tagliato di De esatto. Cecco, fermato però. Adesso l'attacco di Milano, nuova occasione per i Meneghini con Urnaut che trova il mani fuori, ci ha provato il tuffo, giri Kovac, non ci arriva, terza palazzetta annullata da Milano alla Lube, 26 pari. Che giocatore Urnaut, mi piace sempre di più, poi lotta, lotta fino alla fine, cerca di. 31-30, servizio di Matteo Piano. Balaso riceve, poi De Cecco a cercare Wantorena, lo ferma Daldello, muro e poi tocco, Ishikawa deve alzare per Marche, vince la sfida muro e Milano chiude il set con 32-30, Milano si riporta in partita, 1 pari, che reazione della squadra meneghina, ma che combattimento, che confronto in questo secondo parziale, Giorgio. Io, bravo Mar, che ha sfruttato una palla a filo rete, mani fuori, spingendo la prima verso il muro, bravissimo. Questo Milano deve per. Adesso va a servire Anzani, la riceve Urnaut, poi Daldello, il pallonetto di Kosamernik che vale il 2 pari. Vale 2 pari, altra palla mezza ciccata, però cadono per terra, quindi perché i giocatori in difesa stanno dietro, anche se sono a. Più uno di Civitanova, ancora Rykliczki al servizio, un altro grande servizio,
questo è un altro dei giocatori che hanno questi servizi potenti, e qui però dall'altra parte, se c'è la potenza del servizio, c'è la morbidezza, la tecnica di un giocatore come Yuki Ishikawa, che ha aggiustato un'alzata non troppo felice di Daldello. Bravo. Vedo molto sereno coach Piazza, contento della attuale prestazione dei propri giocatori. Riceve intanto Wantorena, poi va ad attaccare anche la pipe, ma questa volta il suo compagno di nazionale, che lo conosce bene, lo aspetta lì e gli dice: no caro, questa volta non passa. Questa volta non si passa, anche perché se uno guarda le statistiche e vede alto, ed era veramente molto prevedibile. Adesso vediamo come risponde Milano con Steven Marr, che chiude questo attacco di diagonale. 19-21, sempre due i punti tra le due squadre, e allora cambio per rafforzare il muro, fuori Daldello, dentro Mosca, vediamo se Milano riesce a recuperare. Però vedi Antani ha praticamente aperto lui il varco in questo set con le sue battute, ancora qui molto incisivo, poi arriva Ishikawa per la pipe, Balaso non può fare altro che sedersi per terra quando arriva Yuki con questa pipe. Bravo Daldello, pipe spostata dietro in zona 1. Leal non se l'aspettava, è rimasto proprio incantato. 21-23, Anzani al servizio, lo riceve Urnaut, Daldello a cercare Kosamernik, fermato Kosamernik, ma nuova occasione per Milano con Urnaut, muro a 2, fermato ancora, nuova occasione per Milano, ancora Urnaut, questa volta il muro a 3, la tiene ancora giocabile Milano, poi Urnaut, fermato ancora, ancora buona la palla, Ishikawa! Ishikawa! Yuki Ishikawa! Milano non molla, fermata 4 volte dal muro e poi con Ishikawa 24-23 per andare sul 2-1. Ricezione buona per me, palla Simon. Ricezione di Balaso buona, De Cecco, palla per Riklitsky, difende in qualche modo Milano, poi Daldello a cercare dall'altra parte Urnaut, il muro a 2, la tiene Wantorena, gran difesa, poi De Cecco a cercare il neo entrato che si fa murare, ma Simon buona la copertura, adesso questa rigiocata, murato di nuovo Marlon Jan Terrera, e allora Milano chiude il set con questo grande muro, 2-1 Milano, ma che par... con la palla nelle mani di Robert Landi Simon. Un'altra bella battuta, Pesaresi questa volta in qualche modo la contiene, poi la palla che arriva ad Urnaut che riesce a metterla in campo, punto Milano, cambio palla importante per togliere il servizio a Simon. 6-7. Secondo me Fede Giorgi infatti ha detto, sta dicendo qualcosa. Yondi Leal, allora 9-12, Anzani al servizio, riceve Urnaut, Daldello a cercare la pipe di Steven Marr. Qui un po' impietrita la difesa della Lube, e allora decimo punto per Milano che si riporta a meno 2. Bravo Cotaberni, io quando la pipe è così bella do metà punto. Servizio di Ishikawa, lo contiene Leali in qualche modo, poi De Cecco a cercare Wantorena, palla un po' lunga, la tiene Pesaresi con una Bravo. Mano, poi Mar deve alzare, arriva Urnaut dalla seconda, murato Pesaresi ancora con un gran riflesso, Ishikawa la tiene lì, Mar cerca una palla lunga, ma Leali aveva coperto quella zona di campo, a questo punto Wantorena con la palla spinta, Milano la tiene ancora in vita, De Cecco cerca Leali che arriva, ma la sparacchia fuori, errore di Yondi Leal. Milano in pareggio, 15-15. Mamma mia, Lorenzo. Eh sì, 17-19, di nuovo più due Lube con Wantorena al servizio che deve sfruttare il suo turno in battuta come ha fatto precedentemente. Qui Steven Marr difeso da De Cecco, Wantorena col bugger, Riklitsky deve regalare la free ball, vediamo come la gestisce Milano. Con Urnaut, deve attaccare Daldello, oggi stiamo vedendo qualsiasi cosa, alzata di Urnaut, attacca Daldello, punto Milano. Ecco, io credo che proprio... in trasferta contro una Milano combattiva, qui gran servizio, palla che torna nel campo della Lube, che però non attacca bene, allora Milano può... dire la sua, lo fa con Marr che buca la difesa di Civitanova, 7-11, Milano che in ogni caso fa bene a non alzare bandiera bianca perché non l'ha fatto per nessun momento di questo match, sarebbe
Assurdo farlo ora, e infatti non lo... 9-13 il punteggio, tiene Urnaut in battuta. Va forte Urnaut. Ace su Balaso, tiene Urnaut 10-13. Ma cos'è successo? Anche Balaso ha subito un ace, non ci posso quasi credere. Primo errore praticamente in ricezione della sua partita. Con una percezione.